da sua immagine, siamo nel cuore della Roma sportiva. Questo infatti è lo stadio olimpico. Come vedete, questo è lo stadio dei marmi, lo stadio del nuoto e lo stadio della Farnesina. Accanto a queste strutture sportive c'è un centro per la riabilitazione, uno dei tanti centri voluti da Don Carlo Gnocchi, un uomo straordinario, grande educatore, uomo di fede che ha dedicato tutta quanta la sua vita al servizio delle persone disabili. Questa è la quarta domenica di Quaresima e il tema della nostra puntata sarà la malattia e la disabilità vista come tenebra, però illuminata dalla luce di Cristo. Noi ascolteremo delle storie, ci faremo raccontare storie dalle persone che, pur avendo delle difficoltà fisiche, hanno trovato la forza spirituale per vivere pienamente la loro esistenza. Prima però vogliamo iniziare ricordando insieme le parole di Don Carlo Gnocchi. Vorremmo fare una casa tipica per questi ragazzi, cioè una casa pensata al servizio dei bambini non sufficienti, non autosufficienti, quindi che dove tutto, dalla sedia al banco, al letto, al servizio, al campo da gioco, agli pavimenti, alle pareti, alle porte che devono essere larghe per consentire il passaggio di carrozzini, eccetera, eccetera, sia pensata in funzione di una comunità non deambulante con propri mezzi, non autosufficiente. Io voglio ricordare la luminosità del suo volto, una luminosità e una luce che proveniva dal suo cuore, innamorato di Dio e innamorato dei suoi figli. Davvero Don Carlo Gnocchi è stato un protagonista di questa nuova civiltà dell'amore. Questo era il nostro ricordo di Don Carlo Gnocchi e adesso iniziamo a raccontarvi un po' queste storie. La prima è quella di Maria Pia. Maria Pia, ciao, benvenuta tra noi e grazie comunque per quello che ci racconterai. Tu hai avuto la poliomielite a 4 anni. Sì, ho avuto la poliomielite a 4 anni e questo ha significato la perdita improvvisa di come mi vivevo allora la mia infanzia, quindi della mia libertà di movimento, di essere quello che volevo essere. E ha significato soprattutto negazione di questa malattia, perché in famiglia non è stata mai accettata. Ecco, la tua famiglia la viveva un po' come una colpa, come una punizione? Assolutamente sì, proprio come una punizione del divino, non si sa bene di quale colpa, chiaramente. Però tutto questo mi è rimasto dentro, mi è rimasto questo senso di colpevolezza, vago, imprecisato, e questo rapporto con Dio, cattivo, terribile, che punisce, ma senza nemmeno farti sapere perché. Soprattutto è questo quello che mi dava più fastidio, ok, tu mi puoi punire, però dimmi perché. E da tutto questo è scattata dentro di me una molla, una rivalsa nei confronti di questo stato di cose. E la molla è stato quello di negare ciò che era, quindi ho cercato, non dico proprio da quel momento in poi, ma da quando ero un po' più grande in poi, di fare tutte le cose che facevano le persone normali, e le ho fatte, e ho studiato, lavoro, buon lavoro peraltro, ho avuto le mie amicizie, le mie storie sentimentali, cinema, teatri, viaggi. Tu guidi anche la macchina, quindi comunque raggiungi da sola questi posti. Sì. Cercando di essere il più autonoma possibile e di non chiedere mai aiuto, a meno che non sia indispensabile. E avendo anche i complimenti delle persone con cui venivo in contatto, ma io non, dentro di me non mi sentivo vera. Cioè non lo sapevo, ma a un certo punto è esplosa la crisi, è proprio una crisi di, oserei dire, di grande bluff, no? Improvvisamente mi sono accorta che era tutto un grande bluff, non c'era niente di vero. Cioè sì, tutto quello era vero, ma nello stesso tempo niente era vero, perché avevo fatto tutto per dimostrare qualche cosa, ma quello che piaceva a me, quello che avrei voluto fare io veramente, non lo sapevo, non l'avevo mai saputo. In questo momento come sta vivendo un po' questa ricerca? Sì, in questo momento ho accettato di essere dentro questa crisi, ho smollato tutto. È una crisi che ha spazzato via dalla mia vita praticamente ogni cosa, amicizie, rapporti sentimentali, in parte anche il lavoro, perché in questo momento mi sono fermata,
sento di avere questa esigenza profonda, non so da dove viene, proprio di tornare indietro, proprio a quel momento lì, e di riconoscere quello di che è stato. Sì, assolutamente. Ricominciare da quel momento, sì. E quindi di ricominciare a riconsiderare il mio rapporto con me, con ogni cosa e con Dio. È un'esplorazione aperta. Grazie. Vedremo dove va a finire. Auguri per grazie. La tua ricerca e grazie per essere stata insieme a noi. Ci hai raccontato appunto la tua storia di questa malattia che a 4 anni ti ha interrotto l'infanzia. Però ci sono altre storie naturalmente, anche di persone che magari per un incidente devono cambiare la loro vita. Adesso insieme ascoltiamo la testimonianza di una mamma. Dai, vattene a lavorare, che fai? Tardi. Ciao, Elio. Buona mattinata, È una grande passione quando la esprime, mamma quanto sei bella, quanta sofferenza c'è in tutta questa questione del figlio handicappato, perché quando è nato Elio è nato con un trauma da parto e quindi io avevo già Alina che aveva 6 anni. Ed era nata bene ed era molto bella. E purtroppo ci siamo resi conto subito io e mio marito che Elio sarebbe stato un ragazzo con problemi. Però non mi abbattei tanto quanto grande era il dolore. Perché non è facile trovarsi con un figlio in braccio con dei problemi. Quello che invece non feci era quella di chiedere la grazia al Signore di darmi un figlio normale al posto di quello che avevo. Non ho mai chiesto un miracolo. L'unica cosa che chiesi con tanta naturalezza è un'implorazione che faccio forse ancora oggi. Signore, dammi la forza di essere forte, di combattere per lui, per conquistare per lui e per i ragazzi come lui, una società più giusta. E io questo grande amore l'ho sempre avuto, questa grande forza, anche se molte volte non sto bene con la salute, riesco sempre a vincere per uscire dal letto ed andare magari dalle autorità comunali per chiedere certi servizi, come quando conquistammo la legge 517 per l'integrazione alla scuola. L'altra grande battaglia, forse la più importante per la sua vita, è stata quella della conquista del lavoro reale, perché abbiamo ottenuto che restassero nel posto dove loro avevano fatto il tirocinio. Loro non hanno mai fatto un lavoro protetto e questo gli ha dato una grande felicità. E neanche più accadeva come quando era piccolo, che camminavamo sul marciapiede e che lui era in carrozzina, molte persone scendevano. Adesso è amato, è rispettato. Questo mi dà la forza per vivere. Questo è la cosa più importante, perché credo in Cristo, ma credo nell'esempio di Cristo che ha vissuto in mezzo alla gente. Questa è la mia grande fede, non tante altre cose. Grazie a mamma Tania e a Elio che ci hanno raccontato la loro storia, ascoltata per noi da Gabriella Borgioli.